Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale YouTube e sulla mia pagina Facebook. Oggi vi voglio parlare di quelle che sono le tre modalità principali per andare a migliorare la forza massimale. Ora, sapete che nel web ognuno dice un po' la sua. Io non voglio stare qua a dirvi infatti qual è il metodo migliore, ma vi voglio soffermare su un altro concetto, ossia di fronte a quelli che possono essere i modi per incrementare il carico di settimana in settimana, quali di queste modalità voi potete fare più frequentemente oppure dovete per forza fare non troppe volte durante la settimana. Quindi sostanzialmente vediamo adesso quali sono queste tre modalità. Allora, la prima modalità per aumentare la forza massimale è quella di creare una progressione nelle diverse settimane dove sostanzialmente l'intensità si alza, il volume si abbassa e i carichi tendono ad aumentare. Solitamente questo tipo di modo di lavorare può essere eseguita una volta alla settimana senza problemi. Due volte? Probabilmente se avete già una buona base di allenamento. Quindi per esempio una persona che vuole fare le dip zavorrate o le trazioni zavorrate e va a fare un lavoro dove tira e aumenta i carichi due volte alla settimana e si allena da 4-5 mesi, sicuramente quello non è il modo ideale per allenarsi per te, stai facendo una cagata sostanzialmente, ok? È un tipo di lavoro che prevede delle intensità per cui la frequenza elevata durante la settimana sempre con una crisi del carico non è una cosa che si può sopportare facilmente sia dal punto di vista articolare sia dal punto di vista nervoso. La seconda modalità di allenamento è quella per esempio di andare a mantenere uno schema inalterato tipo per esempio un 4x4 e andare a aumentare diciamo il carico sostanzialmente, l'intensità. Rispetto al precedente, che cosa cambia? Che nel precedente è vero che aumenta l'intensità, però le ripetizioni si abbassano sostanzialmente, anche il volume tende ad abbassarsi, mentre in quello che vi ho appena detto lo schema rimane costante come un 3x3 o un 4x4, però il carico si alza di settimana in settimana. Questo tipo di lavoro, visto che non va a variare eccessivamente il volume e se rimaniamo su un numero di ripetizioni che non sia eccessivamente tassante, è qualcosa che si può fare anche più di una volta alla settimana, anche 2-3 volte alla settimana. Logicamente dipende dal contesto se vale la pena farlo o meno, perché provate a pensare, io mantengo uno schema come il 3x3 e vado ad aggiungere il carico di settimana in settimana. Che prestazioni sportive ci sono dove voi mantenete 3 ripetizioni e dovete cercare di aumentarne il carico? Ma non ce ne sono tante, perché per esempio se voi pensate al tennis non ci sono 3 ripetizioni, nel calisthenic non fate solo 3 ripetizioni. Quindi sostanzialmente è un tipo, è una modalità diciamo di aumento del massimale che a me non piace tantissimo, nel senso che sì, va bene, divento più forte nel fare il 3x3 perché aumento il carico e di riflesso mi aumenta anche il massimale, quello sicuramente. Quindi questa è una modalità dove voi potete lavorare anche 2-3 volte alla settimana. E poi c'è l'ultima che è molto più simile come indicazioni su quante fare durante la settimana, che è molto più simile alla prima, cioè quella dove si riducono le ripetizioni, dove si riduce il volume ma aumenta l'intensità, è quella sostanzialmente di partire con un certo schema, come può essere 4 serie da 4 ripetizioni, il carico rimane sempre quello, per esempio trazioni zavorrate 4x4 con 70 kg aggiunti, mica bello forte, e con 70 kg aggiunti, vado a mantenere il carico costante, sempre, quindi sempre 70 kg aggiunti, vado ad aumentare il numero delle serie in 3 settimane, quindi magari passerò dal 4x4, passerò al 5x4, passerò al 6x4. Anche questo tipo di lavoro, c'è un aumento del volume che in questo caso qua si traduce sia come un aumento del numero delle serie totali ma anche un numero delle ripetizioni totali, come anche l'aumento del tonnellaggio totale, dei chilogrammi totali, porterà ad un miglioramento del massimale, quello sicuramente. Tuttavia questo aumento del volume prevede un tipo di allenamento che non può essere fatto più di una volta alla settimana. Di solito si dice una o due, quindi mi verrebbe da dirvi
Se siete atleti avanzati che siedono da 4-5 anni, allora in quel caso lì il 2 ci può anche stare. Ma vi dirò che anche gli atleti avanzati magari preferiscono fare una volta sola e magari fare una sessione di rifinitura nella seconda. Quindi gli atleti principianti, ma col piffero che possono dire prendo, faccio trazioni zavorrate dove aumento il volume e continuo ad aumentare il volume durante la settimana e farlo sempre comunque senza mai programmare uno scarico, non li porterà da nessuna parte, probabilmente andranno incontro a overreaching o si faranno male. Quindi spero di avervi dato degli spunti di riflessione di fronte a tre modalità per andare ad aumentare il carico di lavoro che viene percepito, che poi in tutti gli effetti viene fatto, e se noi prendiamo una di queste modalità, quante volte alla settimana per esempio potremmo farla, va bene? Ciao ragazzi, ci vediamo nel prossimo video.